Allora, si avvicina ovviamente il momento della Banca Centrale Europea. UniCredit, peraltro, secondo gli economisti della banca UniCredit, la BCE prenderà tempo sul tapering. A livello di comunicazione, come detto, sarà questo l'aspetto forse più importante da analizzare e che analizzeremo con Alexandra Georgieva. Ci sarà anche Denise Recchiuto in studio con lei. Vi abbiamo raccontato, abbiamo fatto un'ampissima panoramica sui titoli, parlando, insomma, spaziando tra il settore alimentare e il settore turistico. Abbiamo parlato anche della giornata della Terra, peraltro in questo senso Terna taglierà le proprie emissioni del 30% entro il 2030, titolo che abbiamo analizzato. Come di consueto è il momento, insomma, di tirare le somme di questa mattinata e lo facciamo con un altro ospite extra gradito, Eugenio Sartorelli, investimentivincenti.it. Ciao Eugenio. Buongiorno Giacomo, buongiorno a tutti. Allora, io qui ho una domanda che è effettivamente interessante di un amico che si domanda il motivo per cui, una domanda di un amico che si domanda, scusate il gioco di parole non voluto, ma com'è che AstraZeneca in qualche modo non è che ne stia uscendo benissimo da questa faccenda dei vaccini? Per di più c'è la Commissione Europea che si prepara a lanciare un'azione legale contro il gruppo farmaceutico, in cui sono stati anche citati cinque diplomatici UE anonimi. Maggioranza degli stati membri UE sostiene di appoggiare azioni legali contro la società a causa della mancata consegna delle dosi promesse al blocco, secondo un media. E ciononostante, AstraZeneca continua a salire in borsa, quotato ovviamente su Londra. Dopodiché io so che, insomma, abbiamo diciamo in sospeso un ragionamento su BTP Futura con Eugenio. Io farei così, Eugenio, se sei d'accordo. Rispondiamo all'amico su Sì, AstraZeneca, volentieri. poi ci scateniamo su BTP Futura e poi vediamo quello che succede. Immagino che tu sia andato a vedere anche graficamente il titolo AstraZeneca, Ma vado a vederlo anch'io. non solo, sono andato a vedere anche il bilancio perché la cosa, ogni tanto i fondamentali contano. Ogni tanto è vero, Ogni ti do tanto, ragione, ti dà poi dopo parliamo anche di ragione. Stellantis, dai, che ci facciamo due risate anche lì. Va bene. E allora, questa è AstraZeneca che non va così bene perché è sotto i massimi pre-Covid. Questi sono i massimi pre-Covid che sono 7.009. Stiamo a 7.007, quindi è in recupero dal minimo di inizio marzo, ma è sotto i massimi pre-Covid. Quando noi Sì. sappiamo che ci sono Apple, Amazon, Stellantis, ma andiamo a vedere Stellantis, cioè andiamo a vedere Stellantis. Dove sta Stellantis? È Stellantis, Eccolo. ha raggiunto i massimi. È su massimi storici Stellantis, ovviamente tenendo conto del fatto che adesso è un'altra società, ma ci sono tutti i rapporti di conversione. Questo è il massimo per Covid e questo è Stellantis. E la differenza però c'è che ogni tanto qualcuno riguarda i bilanci, perché un gestore non guarda il grafico, un gestore prima guarda i bilanci, poi guarda il grafico per il timing e poi ci mette dei coefficienti correttivi che anche da noi ingegneri siamo famosi per quello, purtroppo. Anche noi quando però due cose non combaciano, ma ci mettiamo un coefficiente. Ecco, sappiate che i gestori fanno esattamente la stessa cosa. Quando qualcosa che non gli piace, mettono un coefficiente ovviamente ai fattori fondamentali, non al grafico, perché comunque insomma vanno a vedere i bilanci. E se andiamo a vedere il bilancio di AstraZeneca, guardate un po' la crescita delle entrate, cioè del fatturato negli anni. È cresciuto di 2 miliardi di dollari. L'utile lordo è cresciuto, guardate. Questa è un'azienda che va bene. E non è che guadagnano tanto sui vaccini, perché i vaccini servono soprattutto a livello di marketing. Quindi anche tutti, se c'è anche qualche complottista tra gli ascoltatori, ecco, quelli dei vaccini non hanno fatto i strasoldi. I soldi li ha fatti Amazon, Apple, Zoom, Google, ecco, quelli hanno fatto i soldi, quelli dei vaccini, quindi per i complottisti, non hanno fatto i soldi. Quindi AstraZeneca sta solo seguendo i bilanci. E allora, già che ci siamo, dovrei averlo anche, averlo messo da un'altra parte. Chiedetevi chi si tiene stretto Fiat, scusante Stellantis, come fa, adesso vediamo dove l'avevo messo, come fa questa società ad essere su massimi quando i ricavi sono diminuiti del 20%. Perché? Ma perché le vendite sono diminuite del 20%. Come fa a dare un dividendo straordinario?
come fa? Chiedetevelo chi ha quel titolo. Quindi chi ha quel titolo, io gli consiglio prudenza. Prudenza vuol dire è un buon titolo, però forse qualche strappo eccessivo forse l'ha fatto. Così ve la do come idea. Guardando i bilanci, l'ho fatto vedere AstraZeneca, che aumenta gli utili, aumenta il fatturato e gli utili. L'ho fatto vedere invece Stellantis, che ha un grafico migliore, ma ha diminuito le entrate e ha diminuito drasticamente l'utile. Sono i misteri dei mercati. I misteri dei mercati, certo. Dell'ultimo anno. Esatto. Abbiamo parlato a lungo oggi di titoli e di insomma analisi grafica. Adesso proviamo un po' a fare un salto in avanti, o meglio indietro, ma che ci permette di fare un salto in avanti. E cioè, come anticipato, BTP Futura, quindi un ritorno al Futura. Ne avevamo già parlato qualche mese fa, insomma, quando se ne è parlato per la prima volta. Ebbene, oggi la tua opinione è cambiata? È sempre uguale? Cosa ne pensi? Allora, io ho fatto per i miei abbonati ieri un report preciso, non ho fatto, però per voi vi do la, come si dice, la ciliegina sulla torta? Ecco, la ciliegina che non l'ho scritta, okay. Perché ho un report fatto ragionato, però la battuta è: ma l'hai chiamato BTP fregatura o futura? Non ho capito. Me la ricordavo questa battuta, volevo vedere se la tirai fuori ancora. Ebbene sì, risposta sì. Non c'è altro da dire. Cioè, allora, fatto quello nel mio report, scrivo così: fatto 100, il capitale che utilizzate per investimenti in titoli a reddito fisso, che siano bond governativi, che siano invece bond corporate, su tutte le varie valute. Ma se proprio volete farlo per aiutare l'Italia, visto che comunque c'è scritto che verranno messi per in varie cose utili, ma proprio perché amate l'Italia, mettiamoci un 3%, fatto 100 quello che mettete in bond, ma proprio sulla fiducia dell'Italia, perché veramente hanno preso per i fondelli. Intanto non è per il mercato professional, è solo per il mercato consumer, e questo già non mi piace, perché vuol dire che ci sarà meno liquidità. Secondo, veramente, dov'è il vantaggio? Cioè il rendimento, tanto te lo devi tenere fino al 2037 o 2038, e quindi, ma cosa può succedere al debito pubblico italiano, ai tassi e all'inflazione e al PIL, perché è legato anche al PIL ora di quel tempo, dai, non è veramente, se uno conosce il mercato dei bond, lo Stato italiano non è stato ingeneroso, è stato veramente abbastanza punitivo nei confronti dei cittadini italiani, doveva dargli un po' di più, veramente poco, è stato veramente avaro. Ecco la cosa che però potrebbe fare lo Stato, e qui così gli do un consiglio, visto che tanto la patrimoniale arriverà, ecco, potrebbe garantire che quelli non entrano nella patrimoniale, questo potrebbe incentivare ad acquistarlo. Dai proprio per sicuro che la patrimoniale arriva? Sì. È la cosa è fuori controllo il debito pubblico, è fuori controllo. Scusami, mi sa che ci siamo sovrapposti, ti chiedo di ripetere quello che hai detto. Sì, secondo me la patrimoniale arriverà, forse neanche, quest'anno no ovviamente, magari sì. Neanche nel 2022, ma il debito pubblico è fuori controllo, cioè l'Europa ci chiederà un ritorno a qualcosa di più normale. E a quel punto magari o mettiamo tutto nelle mani della banca centrale giapponese, e allora non avremo più l'euro, avremo lo yen, e se no dovremmo mettere la patrimoniale. BTP Futura, peraltro, nel terzo giorno, lo ricordiamo, ha collocato per le richieste, insomma, arrivate alla retail sono state pari a 1,01 miliardi di euro distribuiti su oltre 24.000 ordini. Questa è la situazione, per un totale di 4,68 miliardi. Nuovo BTP Futura garantisce cedole nominali semestrali calcolate sulla base di tassi prefissati e crescenti nel tempo, il cosiddetto meccanismo step up, e ha una scadenza di 16 anni con doppio premio fedeltà. Collocamento che si è aperto, ricordiamo, insomma, questa settimana terminerà venerdì, salvo chiusura anticipata. Questa è la situazione del BTP Futura. C'è chi ci segnala, vediamo se recupero anche il nome, caro Eugenio, Fabio,
ci chiede, diciamo, spiegazioni del Nasdaq, sul Nasdaq, chiedo scusa, in che senso spiegazioni? Ma non doveva rotolare, giù in maniera, non dico impicchiata, ma quasi? Non lo so, perché io ho detto così. E Non lo so, insomma, proviamo cioè, a spiegare sicuramente il lo motivo. farà, non è che lo fa subito. Allora, intanto, prima concludiamo il discorso del debito pubblico Sì, italiano. scusami, scusami, hai ragione. Così parliamo anche perché Hai è ragione. rischioso. Guardate il credit default swap, dove è l'Italia? È dietro la Grecia, è dietro la Polonia. È dietro un sacco di stati che dovrebbero. È poco avanti rispetto alla Russia, ma la Russia ha una tripla B meno. Noi siamo tripla B. È come il Messico. Quindi già questo mi devi dare di più se devo prendere il debito pubblico di uno stato che non è visto molto bene. Se poi andiamo a vedere lo spread, c'è da piangere. C'è da piangere perché l'Italia, perché c'è stata la correzione dell'indice italiano? Per la questione dello spread, cioè, e qui c'è veramente da piangere lo spread, perché non è che va malaccio, anche perché c'è Draghi, non va malaccio lo spread. Però scusatemi, guardate dov'è l'Italia lo spread rispetto al Bund, cioè Malta è davanti, Cipro, cioè Cipro è davanti, la Bulgaria ha lo spread più basso. E poi voi mi date quella miseria di BTP Futura? Ecco perché li chiamo BTP Fregatura. Cioè, qui lo spread la racconta chiaro. Cioè, l'estero non si fida dell'Italia. Però a me, cittadino, mi devi rifilare la sola. E no, io mi rifili la sola, ma mi paghi, mi dai un po' di più. Almeno che non lo dichiari, guarda, questo qui non rientra nelle prossime manovre straordinarie che faremo, non rientra. Allora, ok, allora te lo posso comprare, mi costringi, va bene. A quel punto sì. Ecco, adesso tornando, andiamo al Nasdaq, che adesso cerco di prenderlo. Il Nasdaq non è che deve scendere, se c'è liquidità, considerate che in questo momento, nell'ultimo anno e mezzo, è Sì. entrata sul mercato una liquidità, vado a memoria di dove l'ho letto, non me lo ricordo, pari a quella che era entrata negli ultimi tre, nei precedenti 3-4 anni. Cioè è entrata una liquidità enorme, quindi adesso prendo il grafico del mini Nasdaq. È chiaro come fa a scendere finché c'è liquidità. Io dico che scenderà quando si ritornerà un pochettino verso i fondamentali, sentirete il tonfo del Nasdaq, ma il tonfo farà pum. Io le mie put ce le ho. Se volete guadagnare pochi spiccioli, perché il Nasdaq secondo me non ha tantissimo ancora da salire, se volete guadagnare pochi spiccioli stando investiti continuamente e rischiando poi una crescita di volatilità improvvisa è un tonfo, state, ma compratevi put. Io non dico di non stare, stai long sul Nasdaq, ma comprati le put. Io invece mi compro solo le put, aspetto una crescita di volatilità improvvisa, non certo capiterà subito, capiterà forse dopo i dividendi, Sì. capiterà quando la Cina e gli Stati Uniti cominceranno veramente a litigare. Adesso scusate, c'è il canale Nasdaq, ma lo trovo, il mini Nasdaq, capiterà. Ecco, sappiate, in quel momento le mie opzioni varranno 30 volte quelle che le ho pagato. Io non so quando accadrà, ma il Nasdaq non vale questa cosa. È su pura liquidità. Cioè, faccio un esempio. In questo momento Coinbase vale circa 9 volte, Coinbase che fa utili, Sì. vale circa 9 volte il fatturato. Circa. Fatturato del prossimo, del, di quest'anno. Che sarà molto alto. Ecco, Apple vale 8 volte. Apple vale 7,6 circa. Vale 7,6 le vendite. E tu vuoi comprarti il Nasdaq? Va bene, compralo. Vediamo poi. Compralo. Cioè, io non dico non prenderlo, ma prenditi una puta protezione, perché qui da un momento all'altro ci si risveglia da questa cosa che non ha niente a che fare con tutto quello che ti insegnano negli investimenti, ti insegnano nelle scuole, hanno insegnato i gestori. Cioè, questi non sono fondamentali, questi sono fanta fondamentali.
Ci sono anche altre, diciamo, domande, quantomeno ragionamenti che ci arrivano peraltro spesso in questi giorni e è una domanda, non so se l'ho girata anche a te settimana scorsa, però in più amici che ci dicono ma perché non riusciamo a capire il motivo per cui il settore del turismo non è considerato, diciamo, tra quelli che in qualche modo destinati a risorgere e quindi tra quelli, diciamo, raccomandati nel momento in cui si volesse provare ad avviare un ragionamento di acquisto e di tenuta, diciamo, nel lungo periodo. Tu come la vedi, Eugenio? Cioè, consiglieresti entrare di fare qualcosa col settore del turismo? Te lo chiedo anche perché nel corso della diretta di oggi abbiamo parlato del settore alimentare che ha sempre tenuto e che rende parecchio, insomma, guardando diversi titoli. Oggi peraltro si parla di titoli come Campari, come Pernod Ricard, insomma abbiamo parlato anche di OVS, che è vero che arriva da un periodo piuttosto, da un trend di lunghissimo periodo ribassista, ma si sta riprendendo anche con una certa energia. Quindi insomma settori interessanti che hanno tenuto durante la pandemia e che stanno confermando la loro performance anche adesso. E il turismo? Allora, questo è l'indice, se si può vedere il mio schermo, forse devo condividerlo di nuovo, no. Vediamo, adesso insomma No, con termina con l'aiuto. l'esercizio, c'è. Ok, questo è l'indice Stoxx 600 Travel and Leisure. Guardate che Eccolo qua. esattamente è sui massimi pre-Covid. Sì. Ora, qual è il trucco? Il trucco è che nel leisure, cioè tempo libero, ci sono anche delle società che fanno gaming, che hanno guadagnato una cosa impressionante. Però, se uno va a prendere i grafici dei titoli collegati al turismo, quindi i viaggi, più Sì. o meno sarebbero in questa zona qui, più o meno in questa zona qui. Cioè, più o meno il 50% sarebbero un recupero del 50% rispetto ai minimi, ai minimi della discesa Covid, che direi mi sembra una cosa assennata. Ci sta, nel senso che se io ho recuperato 50 dove non fatturo zero, perché stanno fatturando zero o quasi zero, in realtà guardate che tutte le compagnie che fanno viaggi, che fanno, organizzano viaggi con le navi, hanno già tutto prenotato, perché riescono a organizzare viaggi COVID-free e hanno tutte le crociere che hanno già messo in cantiere piene, sold out, in tutto il mondo. Quindi ci sarà una ripresa molto violenta di quel mercato. Per il momento i grafici, ripeto, non è questo che dovreste guardare perché ci sono dei titoli legati al gaming, cioè che sono legati al tempo libero, che lo Sì. stanno tirando su, ha comunque un recupero dignitoso sulle prospettive. Anche le compagnie aeree che sono tecnicamente fallite, non so adesso se riesco a farvi vedere Lufthansa sono tecnicamente fallite queste le compagnie aeree, ci sono dei contributi governativi, ma avranno sicuramente un buon recupero dopo, perché per dirvi, si parla tanto di Alitalia, guardate che Air France ha dato aiuti, scusate, lo Stato francese ha dato aiuti a Air France che sono 3-4 volte quelli che sta Che ce li dando sogniamo, Alitalia. certo. No, ma non c'è paragone. Ecco, adesso questa è Lufthansa che è assolutamente in difficoltà, però vedete che i massimi di marzo erano circa a un recupero, scusate, i massimi di marzo sì che erano circa un recupero della discesa per Covid. Adesso di nuovo sta scendendo, ma io due soldi sulle compagnie aeree ce ne metterei perché tanto vengono sussidiate, perché Sì. sennò non possono farle fallire. E poi vanno una ripresa V. Una ripresa V, non sto parlando della borsistica, una ripresa V del fatturato, degli utili, quello magari no. Ma intanto se cominciano a incassare, a vedere i ricavi e poi potranno anche. Quindi io qualcosa ce lo metterei invece che su Google e su Amazon e su Microsoft. A Microsoft anche lei, 8 volte credo vale, circa 8 volte i ricavi. Microsoft che ieri ha chiuso a più 0,9 che sta continuando a navigare e a solleticare i massimi a 260. Un minuto, Eugenio, per chiederti se ti aspetti qualcosa di clamoroso dalla BCE. La risposta al 99% sarà no, ma qualcosa di interessante comunque pensi possa venire fuori e se sì, che cosa?
Non più di tanto diranno che continueranno con questa politica, la parola tapering non la pronunceranno mai Mai. più per il resto della vita, ma mai. Ok. Faranno quella cosa lì, ma non la chiameranno tapering. Comunque il primo tapering saranno le tasse. Questo sarà il Sì. primo ritiro di liquidità saranno le tasse, perché gli stati hanno bisogno, non possono continuamente fare debito. Quindi il primo tapering sarà quello. Quindi credo comunque che sarà molto accomodante, le parole diranno sì, aiutiamo, anzi diranno. Se c'è bisogno per l'economia, permetteremo ulteriori stimoli se ci sarà bisogno. Credo che diranno questo, perché l'economia è in ripresa, sì, ma ancora molto lenta, perché sappiamo che la vaccinazione è ancora indietro in Europa, considerando che la UK non è Europa, ecco. Assolutamente sì, certo. Considerate che insomma potrete rivedere l'intervento del Giorno Sartorelli tra poco sul nostro sito, su www.lefonti.tv. Eugenio, grazie come sempre per essere stato qui con noi. Ci sentiamo presto. Buon proseguimento di giornata e alla prossima. Grazie a voi, e c'è un altro mistero: come mai Netflix, che ha Ah, battuto bella le la storia di attese, è Netflix. sceso. Ha battuto le attese, però è sceso. Eh Chiudiamo beh, sempre sono così. Bello. scesi anche gli abbonati. E andrò a vedere, però io ho visto che il fatturato e gli utili sono aumentati, sono stati sopra le attese, e quindi non so. Sì, no, confermo, fatturate utili sopra le attese, ma tipo ha annunciato anche un rallentamento nella produzione, no, di nuovi, Ah, ok. diciamo, produzione di nuovi prodotti, scusate la ripetizione, a livello proprio di contenuti e quindi di serie TV e di speciali, insomma, all'interno della propria piattaforma, e c'è stato una, non dico abbandono, perché Netflix continua a essere stravista, ma c'è stato un calo inatteso di utenti e di abbonamenti, insomma, diciamo che la spiegazione dovrebbe Dovrebbe. essere Comunque, questa. Netflix ha un price sales 9,24, Apple ce l'ha di appunto quasi di 8. Qui parliamo di un Apple che quanto può crescere ancora Apple? Invece quanto può ancora crescere Netflix? Ponetevi queste domande, mettete due grafici lì e poi capite perché io mi sento molto tranquillo nel poter dire che il Nasdaq avrà un bel tonfo. Non so quando, ma io le mie put ce le avrò in quel momento. Ne riparleremo, grazie ancora Eugenio, alla prossima. Grazie Ciao Giacomo, buongiorno a tutti. a voi che ci avete seguito, grazie alla regia, vi lascio al resto della programmazione delle fonti TV e allo speciale BCE con Alexandra Georgieva e Denise Recchiuto e poi ovviamente alle 14.30, scusate, insomma, dopo la BCE la programmazione ovviamente proseguirà come di consueto. Grazie ancora e noi ci rivediamo domani.